Quello che sta accadendo in Europa e che sta accadendo anche in questi momenti, io provo spavento. Nelle scelte europee che stanno venendo avanti c'è un elemento di amoralità di fondo. Com'è possibile far pagare il debito che non hanno fatto a della gente? Perché tutto il senso di queste operazioni, anche quelle che si stanno svolgendo adesso, questa specie di primato di un politico, è un politico che vuole ritornare al massimo dell'inuguaglianza. L'Europa non aveva conosciuto inuguaglianze come quelle che abbiamo adesso e che stanno costruendo dal 1910. Cioè, proprio questo è una responsabilità molto pesante che l'Europa si sta prendendo. Io sono un internazionalista, non posso dire che andrei in giro dicendo viva l'Italia o viva l'Europa, proprio per niente. Io appartengo a una vecchia generazione, di una a cui piacciono non solo le diversità, ma quello che gli uomini hanno in comune in quanto uomini. E quindi la frontiera europea non è che mi commuova. Nel medesimo tempo, tutta la storia politica da cui io provengo, a cui mi sono collegata, ha avuto corso in Europa. Non è che abbia avuto corso in altri continenti. Diciamo, l'Europa ha formato la nostra cultura e anche i nostri parametri di valutazione, quindi era importante che prendesse, come ha avuto in passato, un ruolo di avanguardia nel pensiero politico mondiale. Non è più così, l'Europa non ha più un ruolo di avanguardia, come quello che ha avuto in fondo dal 300 all'inizio, alla metà del secolo scorso. Dagli anni 70-80 l'Europa, insomma, la cultura europea ha segnato una regressione. Il processo di integrazione europea, come è stato formato, in maniera molto distante da quello che avevano pensato, diciamo, i padri fondatori, penso perfino a Schumann, che non era certo nelle mie corde, ma insomma è un processo di netta trasposizione dei poteri sul terreno economico e su quella parte del terreno economico che è la finanza, che ha assunto un peso che non aveva mai avuto prima. Siccome questo è corrisposto anche con una crisi della sinistra, ha corrisposto a un tempo comune, noi siamo in forte ritardo per rapporto a quello che decidono coloro che hanno oggi il potere di decidere. Forse anche io, poi sono un comunista, credo che se c'è un'autocritica da farmi è che noi abbiamo fortemente sottovalutato il ruolo che un certo tipo di socialdemocrazia europea, sulla base, diciamo, in gran parte keynesiana, avevano svolto. Credo che su questo una delle questioni su cui dovremmo riflettere. E questo è stato un ruolo avanzato svolto dall'Europa e che ha portato intanto alle crescite dei tentativi rivoluzionari. Il fatto che non siano riusciti non significa che non dovessero essere tentati. Questo io poi capire meglio dove hanno fallito, perché sarebbe un compito ancora interamente da svolgere. Io certo preferisco sotto questo profilo l'immagine che ha dato l'Europa del dopoguerra,
all'immagine che avevano dato gli Stati Uniti, per dire un luogo, un terreno avanzato. Anche se poi l'Europa sono state molte, ma insomma l'Europa ha avuto un ruolo. Ha smesso di averlo intorno agli anni 70. Ha smesso di averlo anche perché la parte, diciamo, progressiva dell'Europa ha ceduto il passo a potenze economiche e ideali, cioè, economiche avanzate sotto il profilo dell'economia e dal punto di vista ideale culturale regressive. Adesso c'è un forte rifiuto di tutto quello che è passato, come se noi fossimo in una specie comunque di progressismo indefinito. E questo ha creato una cesura, proprio una frattura che non è una frattura solo generazionale, è qualcosa che riguarda più proprio una frattura culturale, che come ci sono dei momenti di rottura culturale, sono stati una rivoluzione francese o una rivoluzione russa, ma noi abbiamo vissuto da 30 anni a questa parte una frattura di carattere inverso, ma ci sono. Non è che si vada sempre avanti, qualche volta si va anche indietro.